A 2 anni dal precedente capitolo della serie, Far Cry torna sui nostri schermi con un nuovo shooter open world che fa della libertà d'azione e dell'abbondanza contenutistica le proprie colonne portanti. Un titolo che pone i giocatori alle prese con un crudele culto millenarista, all'interno di un'ambientazione tra le più suggestive mai viste finora. Novità che contribuiscono a definire il grande potenziale di un prodotto che però non si allontana quasi mai dalla sua tradizione ludica, nel bene e nel male. Abbandonate le lande selvagge di Primal, Far Cry 5 porta i giocatori nell'America rurale del Montana. Si tratta di un'ambientazione enormemente diversa da quanto visto finora nella saga, ma non ha nulla da invidiare al Kairat e all'arcipelago delle Rook Islands. Vallate tempestate di campi dorati e montagne affilate come rasoi segnano i confini di Hope County, un paradiso in terra sul quale si allunga l'ombra di una setta estremista nota come Eden's Gate. Il gruppo guidato dal carismatico Joseph Seed ha preso il controllo di tutta la regione, seminando terrore e distruzione e mettendo in piedi una vera e propria caccia al peccatore. Nei panni di un semplice vice sceriffo della contea, ci troveremo quindi in testa al movimento di resistenza che dovrà liberare la vallata, dopo essere sfuggiti alle grinfie dei fedeli di Seed. Una storia semplice ma efficace, utile a fornire un intrigante contesto all'azione che continua a essere il principale motore del divertimento, grazie anche all'effetto trascinatore di alcuni dei migliori cattivi della saga. Peccato che la storia non decolli mai del tutto, con una narrazione a tratti fin troppo pigra che funziona ma non rapisce. La storia procede per 20 ore, costellate di un numero fin troppo abbondante di riempitivi, con un protagonista generico il cui mutismo non aiuta a migliorare l'efficacia dell'intreccio. Fortunatamente il tutto poggia sulle solide basi di un gameplay che, pur non cercando mai di rivoluzionare i canoni della serie, offre un comparto ludico che lascia ai giocatori una grande libertà d'approccio. La mappa è divisa in 3 grandi aree liberamente esplorabili sin dall'inizio, stracariche di attività principali e secondarie con le quali guadagnare i punti resistenza necessari alla progressione nella campagna. Contando sull'aiuto di uno tra i 9 specialisti presenti nel gioco, potremo affrontare ogni situazione in una gran varietà di modi, optando per tattiche di guerriglia infarcite di stealth o privilegiando furiosi assalti frontali, magari dopo aver eliminato in volo una grossa fetta dei nemici, sempre numerosi ma caratterizzati da un'intelligenza artificiale decisamente claudicante. Il feeling delle armi resta lo stesso di sempre, pesante, realistico e appagante, con una vagonata di modifiche atte a migliorare la resa delle bocche di fuoco. Ma Far Cry è anche esplorazione e dunque non potevano mancare anche una gran varietà di mezzi, compresi quad, barche da fiume ed elicotteri, con una piacevolissima guida in stile arcade, che pecca solo nell'eccessiva semplicità dei comandi degli aerei. Intuitive ed efficaci sia le meccaniche di crafting che la progressione del personaggio, legata a uno skill tree diviso in 5 rami diversi, ognuno contenente 10 abilità che si rivelano utilissime per personalizzare la propria esperienza di gioco. Tanta carne al fuoco che rende Far Cry 5 un prodotto sorprendentemente longevo, che, al netto di una discreta quantità di bug e imperfezioni, riesce ad offrire ai giocatori un numero clamoroso di cose da fare, anche in co-op. La modalità cooperativa rende l'esperienza ancora più divertente, sebbene il fatto che i progressi dell'ospite non vengano salvati rappresenta una pecca decisamente fastidiosa. Sul fronte multigiocatore brilla anche la modalità arcade, con un PvP divertente e ottime variazioni sul tema del PvE, ma soprattutto con un editor di livelli che potrebbe rivelarsi il vero punto forte del comparto multiplayer di questo capitolo. Dal punto di vista tecnico, il Dunia Engine di Far Cry 5 garantisce panorami che a tratti riescono quasi a sfiorare il fotorealismo, grazie a una gestione dell'illuminazione e dei colori di grandissimo effetto. Ottima anche la draw distance, sebbene non manchi una buona dose di effetto pop-up. Eccellente la realizzazione dei protagonisti e le loro animazioni, grazie a delle texture per la pelle estremamente dettagliate. Il tutto si mostra assai stabile a 30 fps su PlayStation 4 Pro e pannello 4K, anche se si sente la mancanza di una modalità performance. Far Cry 5 è il ritorno di un grande brand, di un metro di paragone per tutti gli FPS con struttura open world e dinamiche free roaming. Eppure, nonostante la qualità innegabile, si tratta di un prodotto che purtroppo non riesce ad eccellere sotto nessun fronte. Personaggi ben scritti e interessanti, un'ambientazione eccezionale e dinamiche di gameplay oramai ben rodate, non bastano per elevare il titolo Ubisoft al di sopra delle aspettative, in quella dimensione di eccellenza che tutti vorremmo vedergli addosso.
Se da un lato l'impegno sul fronte narrativo aumenta, la ripetitività congenita del genere sembra non essere stata affatto debellata e l'IA poco curata e il corredo di bug di certo non aiutano. Manca anche l'equivalente delle vecchie missioni Shangri-La e sebbene la dimensione mistico-onirica tipica della serie abbia trovato un'altra forma, dobbiamo ammettere che la mancanza si è fatta sentire. Insomma, forse si poteva davvero usare di più, si poteva insistere maggiormente sui punti forti di una produzione che in nessun modo delude, ma nemmeno stupisce. Del resto va detto che la formula funziona ancora e sebbene tutto sembri rimasto immutato dai tempi del Kairat, la rivisitata componente multiplayer potrebbe, a conti fatti, fornire una nuova prospettiva di lettura al titolo Ubisoft. Più della coppa tradizionale, infatti, che pur con qualche difetto resta comunque molto valida, è stata la modalità arcade a regalarci più di una sorpresa e sebbene questa non rappresenti la portata principale dell'offerta, si tratta comunque di un valore aggiunto, capace di ampliare sensibilmente l'offerta di base. Se siete alla ricerca di un titolo longevo e ricco di contenuti, di certo non rivoluzionario, o se semplicemente siete fan storici della saga, allora Far Cry 5 saprà senza dubbio soddisfare le vostre aspettative.